Carlo Venturi. Ciao. Carlo Venturi, Gigi Stock, due generazioni di fisarmonicisti, due grandissimi amici. Non dico il maestro e l'allievo perché diremmo che è vecchio, invece lui è giovanissimo. Che allievo, sì, questo figlio. Direi che questo figlio porta avanti la bandiera in una maniera spettacolare. Ecco, volevo dire una cosa, adesso abbiamo scherzato su questa gag così orribile, comunque evidentemente c'è un discorso molto simpatico. Gigi è un caro amico di Teleradio Ghirlandina, Carlo è un caro amico di Teleradio Ghirlandina. Noi abbiamo fatto un invito a loro due e loro due hanno detto sì sì, volentierissimo, anche perché ci caviamo uno svizio che veramente è da tempo che avevamo, quello di suonare assieme. Noi non ci siamo fatti perdere ovviamente questa occasione, anche perché sentire due mostri sacri della fisarmonica come Gigi Stock e Carlo Venturi, sì, credo sia veramente una grossa opportunità che diverte noi, diverte loro e credo che ci divertiamo un po' tutti. Tra l'altro ogni tanto, perché con Carlo siamo amicissimi proprio, lui esegue dei pezzi, insomma, a volte mi fa ringiovanire perché mi tiene in una posizione che non sarebbe neanche la mia, ma è tanto generoso. E allora qualche volta abbiamo già suonato, no? E quindi ogni tanto, è vero Carlo? Sì, ma il pubblico abbiamo fatto delle feste, così ci siamo trovati con Gigi. Comunque così non è mai successo davanti a una telecamera, appunto, qui così dal vivo, senza trucchi, niente. No. Oggi non ci sono trucchi. Senza rete soprattutto. Quel grosso spettacolo che si vantavano, dice, non è in playback senza rete perché è una cosa originale. Invece era in playback. No, oggi proprio così è una cosa... Facciamo conto, non so, di essere, insomma, così, in casa, sì, improvvisiamo. Lì, all'osteria, ti ricordi appunto una volta quando si... Certo. Che si andava così nel caffè, nell'osteria, poi allora si chiamava osteria, non bar, neanche caffè, con gli amici, così, oh dai, facciamo due suonate, poto, tra, fuori la fisarmonica, via. Era bellissimo. E dato che fra l'altro... Abbiamo quasi lo stesso carattere, cioè siamo sportivi, no? Io conosco dei miei colleghi, anche dei fisarmonici, che sì, no, non ho la fisarmonica e le cose, le crude, adesso non c'è la mano fredda. Io da quando lo conosco non ho mai sentito niente e io, malgrado tutto, sono così che... Ma lo so, ne ha di e basta. Questo vuol dire essere molto bravi, sai, perché in genere tu mi insegni che quando il carattere, ma sapendo che quando uno è bravo, è un generoso, eccetera, eccetera, e sa che non ha dei problemi tecnici, cioè non esiste giusto la mano fredda, l'ambiente caldo, eccetera, eccetera. Non quando si è capace di suonare, credi a me, Gigi, che si suona. Ma proprio il carattere, come hai detto bene. È vero, anche questo, anche perché generoso, è il carattere di noi emiliani che siamo conosciuti un po' dappertutto proprio per questa cosa. Dunque, allora, prima grossa perla, perché oggi credo che ci facciate 5 brani, no? Il primo... Sì, siamo partiti così per fare. Prima per fare 2, poi dopo vi avete... Vabbè, dai, che è arrivato a farne 5. 5. C'è gli uomini di Bologna, che ci vogliono 100 lire per farli partire e 1000 per farli smettere. C'è un vecchio detto. Bene. Comunque, speriamo di fare magari le 5 domattina ascoltando Gigi Stock e Carlo Venturi. Allora, volevo dire, il primo brano... Normalmente di consueto eseguiamo elettrico come il mio Acer. È un po' la bandiera dei fisarmonicisti poi elettrico, è vero? Appunto è come per quelli che fanno i violini che normalmente fanno la ciata di Monti. È vero. Allora, primo brano, Carlo Venturi, Gigi Stock, un valzer di Gigi Stock elettrico. Thank you.
Non me l'avevate mica detto, avevate il finale così.